Elena, questa edizione presenti il tuo libro che si chiama? Cattivo sangue. Con questo libro è un coming out, è un atto di liberazione, è un elogio alla liberazione, sentirsi liberi, liberarsi di un fardello. Quale? Allora, il fardello è quello del segreto, nel senso che il segreto è qualcosa che è nascosto dentro e se suppura fa male. Bisogna chiedersi perché tieni il segreto, se è qualcosa di per cui vale la pena vivere o sopravvivere o vivere a metà. E per me non aveva più senso vivere a metà. Te affermi che nella tua disfunzionalità c'è stata funzionalità? Sì, perché la mia storia è una storia per molti di successo. Però la storia dietro non la sapeva nessuno e quindi è una storia di funzionalità nella disfunzionalità, che è un po' la mia natura. Io sono un po' doppia nelle cose in generale e amo il mio essere doppia perché è la mia natura e quindi ho funzionato tanto da una parte e meno da un'altra. Però arriva un momento della vita dove questo fardello va svuotato, questo sacco. Qual è stato il momento clou di questa tua decisione poi? Sono state tante cose insieme, è stata mia mamma che ha fatto una scelta molto forte, è stata la medicina. Il mondo della medicina ha deciso che il protocollo U uguale U diventa un protocollo per tutti, per cui undetectable, untransmittable, non rilevabile, non trasmissibile. E quindi ha liberato tutti noi dal fardello di dire ma non siamo pericolosi, cioè non lo sapevamo, ma devono saperlo le persone. E quindi è stata una commissione di cose. Ringraziare veramente i medici, la medicina, la ricerca e tutto quello che hanno fatto per noi in questi 20 anni, di cui ho capito in questi mesi, da che è uscito il libro, che nessuno sapeva niente. Perché noi siamo rimasti a una comunicazione degli anni vecchi, dei primi anni 90, poi la medicina ci ha permesso di fare comunque una vita normale, sana. Certo, abbiamo passato dei momenti difficili, racconto nel libro, però anno per anno sono cambiate le cose e nessuno ha raccontato la medicina, cioè il miracolo che ha fatto la medicina per una disfunzione come poteva essere l'HIV per noi. 20 anni fa era un annuncio di morte. Ha portato i riflettori su una tematica che non se ne parlava più? No, infatti. Un consiglio a chi porta dentro un grande segreto? Cosa vuoi dire? Ah, me lo chiedete tutti. Allora, ognuno fa quello che vuole. Questa è la prima cosa, però è anche vero che facciamoci due conti. Quanto vale quel segreto? Quanto vali tu? Quanto vale la tua felicità? Solo questo.